Buongiorno a tutti, appuntamento con Squarciagol, anche una volta uno Squarciagol silenzioso, muto, legato a quelle che sono le vicende che stiamo vivendo, vicende che non avremmo mai ipotizzato potessero esserci. Abbiamo voluto comunque dare un filo di continuità al nostro lavoro, sperando che possa ricominciare il calcio, ma soprattutto che possa ricominciare la vita nella totale normalità. E comunque se si dovesse fermare con l'idea che noi abbiamo mantenuto i rapporti con la nostra gente, con le nostre aziende, con voi che ci ascoltate, per fare in modo che tutti insieme si superi questo momento e si ricominci quando sarà possibile, nel migliore dei modi, e compatti, uniti, come forse non siamo mai stati, perché la difficoltà da questo punto di vista molte volte tempera, se non diventa disperazione e concorrenza. Speriamo che non si arrivi alla disperazione, alla concorrenza, alla mors tua vita mea, ma ci sia la possibilità di riprendere la vita tutti insieme dopo questo terribile momento che stiamo vivendo, chiusi nelle nostre case, chiusi nei nostri spazi, in una situazione veramente molto molto difficile. Com'è possibile parlare di calcio? Ne possiamo parlare per quelli che sono gli effetti del calcio sul coronavirus, per quelli che sono gli effetti del coronavirus sul calcio. Intanto gli effetti del calcio sul coronavirus. C'è una famiglia nel Bergamasco, la famiglia Story, ora condotta da papà Renato, che è una famiglia meravigliosa perché ha perso il figlio Davide, ma ha tratto energia quasi da questo grande dolore, perché in questo momento sono impegnati in prima linea con il nome di Davide, con la forza che Davide riesce a trasmettere anche senza esserci, la forza di un ragazzo che ha infranto il cuore di tutti nel momento in cui è venuto a mancare. Con la forza di Davide stanno cercando di aiutare i conterranei, coloro che soffrono. E mi piaceva sottolineare questo impegno della famiglia Astori, che ha reagito a un dramma grossissimo, a una perdita incolmabile, con quella che era l'educazione che Davide ha ricevuto, perché se Davide era così è perché i genitori sono quelli che ancora oggi mostrano di essere della gente veramente meravigliosa, e volevo che questa cosa emergesse in una puntata dove teoricamente si parla di calcio. Questi sono i campioni veri, quelli che vorremmo sempre vedere, così come si mostrano campioni anche coloro che sono riusciti per primi a ragionare su quello che sta succedendo, andando a evitare di chiedere soldi allo Stato, ma tagliandosi gli stipendi. Parlo dei giocatori della Juventus e della società della Juventus. Sapete che io solitamente non è che sia molto benevolo nei confronti dei colori bianconeri, ma quando le cose vengono fatte per bene mi piace anche essere credibile e quindi riconosce quando le cose sono state fatte nel modo dovuto. Ecco, stavolta la vecchia signora ha fatto un gesto da signora con il taglio degli stipendi, ispirata probabilmente da quel figlio di operai che è Giorgio Chiellini, nativo di Livorno, una città dove gli operai sono forti, dove gli operai subiscono anche quelle che sono le difficoltà del lavoro, soprattutto nel porto. È la stessa città di Allegri, la stessa città di Lucarelli, dei fratelli Lucarelli, gente che sa cosa vuol dire essere, far parte della gente che sta alla base. E quindi Chiellini è stato il capitano giusto in questo momento e non un nobile che tentava di tutelare i propri privilegi nel proporre da capitano alla squadra quello che è stato un taglio che è un esempio per tutti e che spero che tutti capiscano che si deve attuare. Un ridimensionamento di quelli che sono i privilegi, che non portano certo alla povertà, portano forse a stare più vicini alla gente che in questo momento rischia veramente, dopo questo blocco, di trovarsi in seria difficoltà e in vera difficoltà. A differenza di quello che fanno molti altri, che fanno ancora i capricci, che vorrebbero riprendere senza garanzie. Io sono del parere che sia giusto quello che dice Tommasi, che forse il campionato è finito, e lo dico malgrado sia uno di quelli che ha subito la fine del campionato in modo precoce, che pagherebbe con mancati guadagni le tante partite che mancano, che sta già pagando in qualche modo questa situazione, perché chiaramente è stato sollevato dei suoi impegni sportivi con i mass media con i quali viaggiava da tantissimi anni, forse anche un po' troppo in fretta, ma questo sarà il tempo a dirlo. E certamente comunque sia è comprensibile che quando si ferma tutto si possa anche rinunciare a qualcosa, magari che c'è chi rinuncia a un pezzo del proprio privilegio e chi invece rinuncia anche a una base della propria sopravvivenza, sono delle cose nettamente distinte. Quindi quando senti parlare ancora dei presidenti che vorrebbero a tutti i costi riprendere, non tenendo conto, scusate gli squillini, ma siamo in situazione di emergenza e ci troviamo quindi a dover anche registrare da casa e non con i mezzi soliti, dobbiamo anche tener conto
dell'atteggiamento di altri che vorrebbero a tutti i costi, dimenticando di stare in mezzo alla realtà, che è una realtà di questo tipo, finire il campionato senza tener conto neanche dei rischi che corrono i calciatori. Io sono d'accordo con i medici che dicono prima di ripartire dobbiamo fare delle visite accurate per capire se qualcuno che è stato colto da coronavirus, anche che l'ha passato magari in modo asintomatico, l'ha passato senza che l'abbia identificato come tale, non abbia avuto degli scompensi a livello cardiorespiratorio, e quindi che prima di ripartire attenzione a come facciamo ripartire i nostri ragazzi e come li mettiamo in campo, tutti i temi che vanno trattati. Dopo tutte questi argomenti pesanti in una riduzione chiaramente di squarciagola al minimo, vuole essere, ripeto, semplicemente il prendersi per mano aspettando il momento in cui si ricomincia e il farci compagnia anche nei momenti di difficoltà, una cosa che può far sorridere. Il campionato bielorusso è il campionato che sta continuando, lo ha marcato, marca appunto il quotidiano spagnolo quest'oggi con curiosità. È una delle risposte che è stata data, secondo me, un po' da parte di un presidente in modo baldanzoso, è stata che praticamente in Bielorussia chi beve la vodka non viene attaccato dal coronavirus. Bisognerebbe fare un'indagine in Sardegna, perché se fosse vera questa della vodka si potrebbe verificare con chi beve abitualmente il filo è vero, l'abbardente in Sardegna. Effettivamente in certe zone dove c'è tradizione di abbardente l'attacco del coronavirus è inferiore. Bisogna capire se c'è un legame tra le due cose, perché altrimenti si rischia di avere delle persone non solo attaccate al coronavirus ma anche mezzo sbronze dalla mattina alla sera. Però insomma era un argomento che faceva sorridere in tutto questo buio che stiamo vivendo e ve l'ho voluto proporre. Per ultimo, ma non per ultima, oggi c'è la presentazione della quarta maglia dell'iniziativa Galleria Progetti Sicci Creation. Che cos'è? Ispirata al Centro Rosso Blu, che noi stiamo continuando a mandare avanti, non so se saremo in grado di poter darvi puntate ancora per le prossime settimane, ma una almeno ce l'abbiamo per questo mercoledì. La quarta maglia rappresenta un altro quarto momento delle 10 maglie che raccontano attraverso l'ispirazione al Centro Rosso Blu la storia del Cagliari. La quarta è quella che va dal 1950 al 1960 e c'è rappresentato in alto a sinistra un microfono, perché fu l'occasione, lo spareggio allo stadio Torino, che è l'attuale Flaminio, tra il Cagliari e la Pro Patria per andare in Serie A, fu l'occasione della prima radiocronaca, una radiocronaca che aveva come utenza la gente in piazza a Cagliari e che si erano radunati con un paio di decine di migliaia per ascoltare le parole di Mossa Pirisino, il nostro collega che si cimentò in questa prima radiocronaca in assoluto, il nostro padre possiamo dire dal punto di vista professionale. A destra c'è la televisione, perché nasce in quel periodo 50-60 anche la televisione. Dentro, come immagine, abbiamo messo Erminio Bercaric, il bomber di quella squadra che Domenico Loi costruì con tanti sacrifici. Domenico Loi è il personaggio in assoluto, lo vedete nella maglia in grande, è il suo volto, è il presidente che voleva sognare, molto molto competente di calcio, grande rapporto con Bercaric, si raccontava che praticamente gli dava i soldi per ogni doppietta e Bercaric durante la gara si avvicinava a bordo campo a incassare quello che il presidente gli aveva promesso, e fu anche il motivo, il rapporto Bercaric-Loi, anche per la rottura con il tecnico Federico Allasio, che è uno dei quattro che poi vedete nella parte destra della maglia. Sono lui appunto, cioè Allasio, Federico Allasio l'allenatore, lui, e poi ci sono Morgia, che è un ex calciatore, anche se aveva giocato gli anni prima, e Camboni, un dirigente di lunga data del Cagliari, che più volte è intervenuto nella storia del Cagliari per dare il suo contributo. E sotto la formazione che giocò quella partita allo Stadio Torino e la perse purtroppo, fallendo il grande salto in Serie A, che sarebbe stato rinviato però di non molti anni. Probabilmente da lì comunque nasce un'ambizione diversa della stessa squadra rossoblu. Squarciagol si chiude così anche oggi, l'appuntamento è per lunedì prossimo. Manterremo quelle puntate in cui dobbiamo presentare le maglie che comunque per noi rappresentano un cammino verso il centenario, che probabilmente non sarà un centenario, anzi quasi sicuramente non sarà un centenario come ce lo siamo sognati, però contemporaneamente è una data che la storia non ti sposta e quindi lì devi comunque arrivare, e queste maglie vorremmo fossero il nostro libro per poter
poter raccontare, collezionandole, la storia del Cagliari e soprattutto per averla sulla nostra pelle, come ce l'abbiamo concretamente, perché chi ama il Cagliari ce l'ha nella pelle, quindi avere addosso una t-shirt con la storia del Cagliari, secondo me, è proprio in qualche modo rappresentare quella che era una semplice metafora e farla diventare qualcosa di reale. Io vi ringrazio per l'attenzione anche oggi, l'appuntamento è per lunedì, amici state sempre con noi perché poi quando riprenderà il calcio insieme riprenderemo a cantare, a urlare, a gioire a squarciagol.